Amici, che la forza sia con voi. E posso dire che questa volta parliamo della stipula Splash, stilografica uscita diverso tempo fa e che fin da subito ha portato un pochino i collezionisti immediatamente con qualche polemica, con qualche risentimento, sia perché era una stilografica della stipula relativamente economica, perché siamo comunque intorno ai 50 euro. Però, insomma, alcuni di loro, i più sofisticati, questa cosa di una stilografica così, no, particolare, non è che l'abbiano accettata più di tanto. Una stilografica in plastica, completamente trasparente, perché comunque la vediamo in una situazione un po' particolare, anche se a stantuffo. Qualcuno ha detto: ma ci ricordano tanto le one dollar pakistane, che poi sono, eccole qua, piacevole e gradito e gratitissimo omaggio di amici del canale. Anche queste a stantuffo, con l'unica differenza che queste one dollar le avete già viste nei video precedenti, nelle impressioni scrittura dei video precedenti, sono penne da intorno ai 5 euro, anche meno, di plastica, sì, ma Riccardo, eliminiamo subito i dubbi, ma la qualità, ma guardate, queste scrivono: le one dollar le valgono tutti, i 5 euro, non posso dire di no. È vero che questa è una plastica, ma è una plastica, onestamente, forse non si può vedere, ma al tatto, di pesantezza completamente diversa. Quindi c'è plastica e plastica. In questo caso raramente lo faccio. È una plastica diversa, è una plastica un pochino sicuramente di maggior pregio. E senti che la durata, proprio il peso in sé è completamente differente. È completamente differente. Poi andremo ad analizzare, andremo a vedere. Non è questa la cosa che ci interessa. A mio avviso, questo colore non rende merito alla livrea. Capisco che, perché sembra a prima vista non mi è piaciuto, il colore continua a non piacermi, visto che poi l'impugnatura è nera, forse un nero avrebbe avuto un maggior approccio, perché vederla così, sebbene sembri plastica, non sono riuscito a capire se è plastica, dalla pesantezza sembrerebbe qualcosa più simile al metallo, però, e rimaniamo con i però. La differenza fra la stipula è famosa per queste stilografiche, la potete vedere, ma rimane comunque la Splash. Poi nella conclusione dirò qualcosa, perché la Splash rimane comunque una penna da viaggio. Una penna, sì, robusta, ragazzi, è robusta, veramente robusta, guardate, non dà problemi. Voi dire, ma queste pure, è una plastica che perdi 5 euro, queste sono 10 volte tanto, però deve valere 10 volte tanto, evidentemente. Allora, non vi faccio spoiler e lascio soprattutto, allora, guardate, chiaramente anche i prezzi sono differenti. Una Valtiberina, Etruria, Val di Chiara, Rocca d'Anghiani, insomma, signori miei, la differenza sicuramente, no, è notevole all'interno della stessa stipula, ma a parte questo, vediamola anche come dimensioni, no, con una Twisby e con una Caveco, no? È una stilografica che senza dubbio va impugnata con il cappuccio, perché senza cappuccio si può utilizzare sicuramente, ma insomma, diventa poi difficile
la sua gestione, no? Eccola qua un'altra Twisby col medesimo, no? Bella questa Twisby, eh? Poi ne dobbiamo continuare a parlare di queste Twisby che ci portano veramente a livelli particolari. Però, scusate il colpo di tosse, però prima di addentrarci in queste in questa impressione di scrittura, lasciamoci un attimo guidare da generazione stilografica, perché secondo me ha qualcosa da dire in merito ed è interessante, lo sapete, io quando posso confronto e metto insieme due, minimo due, diciamo, due youtuber a livello nazionale. E quindi mi piacerebbe sentire anche generazione stilografica che ce l'ha avuta tra le mani questa stilografica. Quindi andiamola un pochino a vedere e a sentire. E poi magari ritorniamo sull'argomento e vediamo se c'è qualcos'altro da dire, da aggiungere. Va bene, se siete d'accordo, se siete d'accordo. Un 6 minuti e mezzo di Riccardo Affinati, poi generazione stilografica e poi una conclusione per confrontare le due cose. Va bene? Per il momento è tutto. E passiamo a generazione stilografica. Cari amici, bentornati in questo nuovo video di generazione stilografica. Oggi andremo a provare una stipula splash con quel pennino che da alcuni viene definito elastico, da alcuni flessibile, da altri rigido, classificato comunque dalla stipula come un pennino elastico che permette una variazione di tratto. Lo andremo a provare con l'inchiostro con l'inchiostro di Private Reserve, il Burgundy Mist, che di Burgundy, a mio parere, a gran poco. Non so se sia dovuto a una partita che nel mio caso non è stata propriamente azzeccata. Certo è che mi sembra più un nero che un Burgundy. La stipula splash mi ricorda un po' le penne vintage, soprattutto nel peso degli oggetti, delle dimensioni e delle fattezze. Mi spiego meglio. Questa che potremmo considerare una penna vintage, ha come proporzioni e dimensioni del cappuccio molto simili alla stipula splash. Certo, il tratto è totalmente diverso e su questo non discutiamo, però le forme mi ricordano molto le penne vintage, anche sul materiale. Ovviamente abbiamo celluloide contro plastica. Il caricamento della stipula viene a stantuffo, quindi con il nottolino posteriore si va ad avvitare e svitare per far muovere il meccanismo che aspira l'inchiostro. Questo è il pennino con un taglio che va a separare i due rebbi, molto pronunciato, molto lungo e che dovrebbe garantire quella flessibilità che stipula vanta. Quindi andremo a discutere su due cose oggi, uno sull'inchiostro. L'altra, la stipula, la penna invece è la stipula splash. Adesso non so se sia M-Flex, credo che sia, ma non ne sono sicuro.
Sì, la penna a me piace. So che molti l'hanno criticata perché non è flessibile, perché è un pennino rigido, perché non garantisce una variazione di tratto. Certo è che altre penne, che invece vengono vantate come essere flessibili e riconosciute da tutte come tali, non si distanziano molto dal comportamento di questa. Certo, con i dovuti distinguo. Andiamo a vedere l'inchiostro invece. L'inchiostro è per me è un nero caldo magari, però risulta nero. Meccanicamente funziona molto bene, molto scorrevole, molto lubrificato. La funzione meccanica a me piace molto di questo inchiostro. Non è il colore che cercavo, cercavo più un inchiostro che fosse sul bordeaux, un rosso molto scuro. Allora. Perché comprare questa penna? Io la uso molto spesso perché il pennino ovviamente non è super elastico, non è super flessibile, per cui per ottenere delle variazioni di tratto è necessario un certo sforzo, una certa pressione sulla punta. Però mi consente di utilizzare questa penna tutti i giorni e di dare un po' di carattere alla scrittura senza, ripeto, ricadere nelle variazioni di tratto di Omas o della Nuders. Consente comunque una scrittura anche veloce, quindi per appunti va benissimo. Il pennino non salta proprio perché per ottenere una certa flessibilità è necessario caricare un certo peso. Consente variazioni di tratto? Sì. Consente variazione di tratto, non si passa da un extra fine a un tripla B, però comunque le variazioni me le consente. È un pennino elastico? Sì, è un pennino per me elastico. Lo consideriamo flessibile? No, non lo consideriamo flessibile. In senso stretto. Il flusso generoso? Sì, ricordatevi che siamo su carta rodia, quindi i tempi di asciugatura sono un po' dilatati, ma è un pennino il cui flusso è buono, abbondante, insomma. Non mi dà alcun problema. Scrive in reverse nib, non lo so perché è una cosa che a me non piace. Scrive anche in reverse nib, vediamo se riusciamo a scrivere meglio. Il tratto diventa sottilissimo, ma scrive anche in reverse nib. La continuità di flusso c'è? Sì, c'è, la continuità di flusso c'è. La variazione anche, vediamo. Bene, mi fermerai qui. Cosa mi permette di fare stipula? Stipula mi permette di fare questo. Che come variazione di tratto è comunque accettabile. Lo sforzo che bisogna fare per ottenere una variazione di tratto è più importante rispetto a quello che dovremmo fare con una penna come questa. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Il Burgundy Mista di Private Reserve forse lo si nota appena appena qui, ma per me risulta un nero, risulta più un nero una volta che è sulla carta. Vediamo, provo ad avvicinarvelo un po'. Per aiutarvi,
sulla variazione di tratto, adesso andremo a fare un paragone a questo punto con lei, che non è caricata con il private reserve ma con un diamine diamine, tutte le volte mi sbaglierò, Majestic Blue. Andiamo a vedere le differenze. In ultima battuta vediamo la differenza con Omasa Rinascimento in argento, versione Lady, quindi più affusolata rispetto alla versione standard, caricata con Waterman Serenity Blue. Ecco voi. Grazie, cari amici, e buona giornata. Allora, amici, dopo aver visto le impressioni di scrittura di Generazione Stilografica, è venuto il momento, qui l'avevamo lasciato, riprendiamo il nostro discorso, quindi spostiamo la nostra Twisby, che comunque, pur essendo una stilografica della Cina nazionalista, fatta a Formosa, comunque è elegante, molto elegante, anche come struttura, come plastica è perfetta, e anche, devo essere sincero, lo stantuffo, il meccanismo, grande, ottimo. Twisby, ancora complimenti, un pennino buono, ma ancora non abbiamo visto, quindi lo mettiamo da parte. Abbiamo visto la classica Lamy Safari AL Metal, non l'All Star, ma AL perché alluminium. Qui monta un pennino da 100 euro perché è un bicolore, in oro, va bene, ma insomma sapete come la penso sui pennini Lamy, insomma sono sempre un tenno all'otto, ma c'è chi dice invece sono perfetti. Togliamo le due $1 pakistane da 5 euro che gli somigliano ma molto alla lontana, non tanto per costruzione, tipologia di plastica, prezzo e quant'altro, anche se sono molto cheap, sono anche molto molto simpatiche, insomma, per 5 euro, anche meno di 5 euro, specie se comprate in più esemplari. Allora, togliamo la sorella maggiore, questa Stipola Etruria Valtiberina Rocca d'Anghiari, penna che adoro per molti versi. Ma concentriamoci, tutte queste penne avete già visto le impressioni scritture, e concentriamoci invece su questa nostra Stipula Splash, penna di cui finora abbiamo parlato più che altro dei suoi limiti estetici. Però allora, a me non piacciono tanto le Demonstrator, queste stilografiche trasparenti, qui dice ma la vedi nera? È nera, ma in realtà è completamente trasparente, la vedete scura perché ho messo questo inchiostro della Sailor, un regalo di un caro amico, e quindi Kusu 50 ml, anche di questa abbiamo fatto l'impressione di scrittura, di inchiostro, chiamatelo come vi pare, ma è comunque un bel inchiostro, l'andremo a vedere messa alla prova, e è sicuramente, allora immaginatevi questa stilografica senza questo fondello così color argento,
Immaginatevelo il fondello e tutto il fusto non trasparente, così ci eliminiamo pure la visione di questo meccanismo che non è eccelso, non è bello, tenendo conto che costa anche qualcosa in meno, perché questo meccanismo è veramente fatto bene. Il pennino è un pennino sicuramente affidabile, quindi è un pennino che vi dà belle, e la Twisby lo sapete, gli appassionati che la conoscono sanno quanto vale. Allora, immaginatevela tutta nera, anche il fondello, no? Invece che argento, tutto dorato, anche la clip. Immaginatevi un'altra cosa, dici? Perché no? Immaginate solo che non sia trasparente, sarebbe, secondo me, una bellissima stilografica. Perché vi dico questo? Perché io l'ho provata questa stilografica. Dimenticatevi che il pennino sia un flessibile. Questa è una stipula splash splash. Ti dà l'idea di gioventù, di sportività, nuoto, tuffi, no? Estate, la stipula splash nib. Allora, il nib, siccome mi viene da Omar e lo ringrazio sempre perché diciamo abbiamo fatto quasi, io gli ho donato a nome del circolo una online Elegance Blu Nilo e lui ha ricambiato inviando se, non dovevi, Omar, ma ti ringrazio tanto. Mi ha inviato questa splash stipula, un nib. Gli ho chiesto, dico, ma ti ricordi più o meno? Dovrebbe essere un M, e a vederla in effetti è un M. E io dico, è meno male, perché io poi scrivo con le F, perché ecco quel problema che aveva in una recensione, l'ho vista di Marco Chiari, faccio i nomi perché è giusto farli, non è che perché poi le cose no, ce le vediamo. E in questo tratto io devo essere sincero, non gratta, quindi forse lui aveva pronti flex, che non era poi tutta questa flessibilità, onestamente. Io vi sconsiglio i flessibili, diciamo il 10% dei pennini flessibili di marchi sono realmente poi flessibili, il 90% se li spacciano come flessibili. Allora, vediamo invece da quest'altra parte. Allora, questo è tutto in questo versante, chiaramente. Vediamo. Allora, andiamolo anche in scrittura veloce. Una leggera pressione, eviterei perché non serve, e soprattutto non vi serve perché in quanto a scorrevolezza questo pennino è veramente ottimo e fa il suo lavoro. Cioè il pennino nasce, in questo caso questa stilografica nasce per appunti veloci, per scrittura è leggera, non è pesante, quindi permette anche lunghe sessioni di scrittura, nessuna falsa ripartenza, nessun salto di tratto, anche scarabocchiando al massimo. L'aveva fatta vedere, andatevelo a vedere anche, ormai ci avrà 3 anni. Ecco, adesso la sto, vedete, non la sto impugnando, vedete? Guardate come scrive, che con leggerezza e solo con il suo peso, senza. Guardate, vedete, la tengo solo così. Sono poche le penne che lo fanno. Andiamo a vedere il reverse. Cioè, non serve a niente. Mi serve a me, a Riccardo Affinati serve. Dice perché? Mi serve perché il reverse è ottimo. Mi serve perché invece voglio passare dall'M al fine. Perché sto facendo una bolletta. Sto scrivendo su un conto corrente. Ho bisogno. Sto utilizzando un SuSuaero Pilot nero indelebile, e allora ho bisogno di un tratto,
di un tratto fine fine, ecco, scrivere piccolo, minuscolo, guardate, ecco, lo riesco a fare con questa penna. Lo sto facendo chiaramente in reverse, cioè perché è anche in normale. Allora, in M io devo essere sincero. Oh, ma innanzitutto siamo sicuri che è un M. Io a vederlo sembra un M, quindi va benissimo, lo do per M, però non ho riscontri perché essendo usata non ho sul pennino marchi se no appunto stipula. Guardate anche, no, il logo. La penna comunque non è cheap, non è quella plasticaccia. Mi aveva un po' tratto in inganno questo fondello, più che altro il colore, però devo essere sincera, a me questa stilografica piace. Quindi, Oma, io ti ringrazio perché è una penna di piccole dimensioni, ma che si può portare quindi all'interno di un block notes, di una. Allora, non faccio fare la prova di scrittura, faccio fare una parola, non chiedo al maestro Ernesto Casciato di fare una prova di calligrafia, perché con corsivo inglese, non perché lui non possa riuscire a farla anche con questi strumenti, ma perché questo è uno strumento di scrittura che non nasce per la calligrafia, quindi mi sembra veramente inutile portarlo a questi livelli. Dice, vabbè, allora solo dei scarabocchi. Allora, io prossimamente, essendo anche un artista, mi diletterò in dei disegni, in altre. Adesso però questa è la stilografia che sto scrivendo in reverse. Allora, la cosa che dobbiamo imparare a fare è a non premere, ve lo ripeto sempre, ma usare queste benedette stilografiche come dei pennelli. Allora, per farlo abbiamo bisogno che magari all'inizio il cappuccio sia leggermente più pesante, che ci porti indietro la stilografica, perché allora a quel punto riusciamo a fare. E finisco con un tratto. Di più, Riccardo, ho capito di più, non è che. Riccardo, di più, ho capito un attimo di più. Di più. Aspetta, eh. Così di più sembra sfogato. Va bene. Allora, che dire? La conclusione, la mia conclusione, penna validissima per gli appunti, per lunghe, da portare in giro, da portare perché comunque robusta, comunque eccezionale. 50 euro li vale, intorno ai 50 euro. Ahimè, non siamo un canale da 200.000 iscritti, per cui chiaramente che io vada a suggerire a stipula qualcosa mi pare ridicolo. Sono forse, senza forse, togliamo il forse, è una delle case, un vanto della stilografia italiana, quindi non sono io che devo consigliare a loro. Io però posso dire la mia, cioè a me sarebbe piaciuta una stilografica entry level differente nel senso come colore, più che una transparent, l'avrei fatta con un bel colore a tinta unita. La vedo qui particolarmente rovinata, ma non per colpa della stipula, immagino. Per l'uso che ne è stato fatto e che io ringrazio invece Omar che mi ha gentilmente dato la possibilità di usufruirne.
Non sto scrivendo, sto solo poggiando il pennino. Vabbè, che altro dire, ragazzi? Che altro vi voglio dire? Che vi dico? Avete tutta la possibilità di dire la vostra, di raccontare le vostre esperienze, chi ce l'ha. Credo che non, come stipula comunque sia una stilografica che forse non so se è uscita dalla produzione. Qualche rivenditore ho visto che ce l'ha, però non so. Perché poi ho capito che le stipule a un certo punto, come tutti i marchi stilografici, i collezionisti vogliono essere spennati. Non sto scherzando, però, e quindi le entry level, che ti devo dire, no? Ecco che arrivano i messaggi di Fra Emilio. Io la promuovo perché per quello che vale, non gli ho fatto lo scimmiometro perché temo che lo possa superare e poi resterei spiazzato io, insomma, ecco. Invece ci ritorniamo. Vi prometto che adesso la uso un altro po' perché l'ho usata poco, ma ci ritorniamo, vediamo anche secondo le vostre opinioni, se magari mi sono dimenticato o ci siamo dimenticati qualcos'altro. Va bene, per il momento è tutto. Alla prochaine, buon Faber-Castell, in questo caso anche buona stipula che mi ha sempre comunque affascinato con i suoi prodotti. Viva la stipula, allora, dai, un marchio italiano, ogni tanto riusciamo pure a essere, no, propositivi. Un bacione!